Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buongiorno. Benvenute e benvenuti a tutti quanti. Questo è Salvo 5.0 Channel, chi vi parla è Salvo Mandarà. E oggi vi sto trasmettendo in diretta. Mi trovo in questo momento a Vigevano, sto uscendo da Vigevano, mi sto recando verso Milano, come tutti i giorni, diciamo, lavorativi normali, quando mi reco in ufficio e non mi reco magari da qualche cliente. Allora, oggi è giovedì 6 febbraio del 2014 e in questo momento sono le 9 e 12 minuti. Oggi è una splendida giornata di sole, finalmente ci voleva perché siamo stati per diversi giorni sott'acqua. Per fortuna da queste parti non ci sono stati allagamenti o gravi problemi come a Roma o in qualche parte della Sicilia, dove ho sentito, ho letto, insomma, che ci sono stati dei veri e propri disastri. Qui solamente tanta acqua, ma per fortuna evidentemente in quantità non tale da generare dei grossi problemi. Però diciamo che ero veramente stanco di stare sempre con l'ombrello e con i piedi a mollo, ecco. Finalmente c'è un po' di sole. Però ovviamente si è abbassata la temperatura, perché quando il cielo poi è così bello pulito, vabbè, pulito si fa per dire, basterebbe guardare in alto per vedere che pulito non è, ma lasciamo stare, non voglio dirvi quello che vedo in questo momento, sennò poi su Twitter mi rompono l'anima. Lasciamo stare. Il cielo è bello, pulito, senza problemi, però ecco, diciamo che quando non ci sono nuvole la temperatura si abbassa e quindi adesso abbiamo solamente 6 gradi, mentre i giorni scorsi in cui pioveva si arrivava addirittura a 9, quindi abbiamo perso circa 3 gradi. Bene. Allora, cos'è che mi scrivete? Buongiorno a tutti, ciao Salvo. Chi è? È Elvio Lepore. Poi Xabro scrive: Di Battista già convocato stamane per testimoniare al processo al Movimento 5 Stelle. Ah sì, la giustizia alla Camera con la maestrina Boldrini è molto molto veloce. Ma va bene così. Così ci togliamo il pensiero. Io non so per quali fatti è stato convocato Di Battista, se in generale per tutto quello che è successo e quindi se la presidenza della Camera vuole sapere qual è l'opinione di Di Battista in merito alla ghigliottina, in merito al fatto che hanno stuprato la democrazia, o se per caso vuole chiedere qual è l'opinione di Di Battista in merito allo schiaffone che D'Ambrosio ha dato a Loredana Lupo. Mi chiedo quali saranno le domande che farà la Boldrini. Oppure probabilmente chiederà conto di quell'attacco violentissimo che Di Battista ha fatto a Speranza, quando Speranza voleva fare una conferenza stampa in una sala pubblica della Camera, e Di Battista è stato così violento da dirgli: alla prima bugia che dici ti sbugiarderò. Ecco, e questa è una violenza inaudita veramente, una grandissima violenza. Quindi probabilmente la Boldrini interrogerà Di Battista per questo episodio, perché come fai tu a minacciare un bugiardo di sbugiardarlo? Cioè, voglio dire, è come se uno dicesse a un bambino goloso: la prima caramella che mangi lo dico alla maestra, che ne so, una roba del genere, no? E c'è qualcosa, insomma, di impossibile, perché per Speranza è proprio geneticamente impossibile dire la verità, non mentire. E quindi poverino Speranza si è sentito violentato, perché dice: allora io che ci sto a fare? Cioè, per dire la verità, scusate, io non sono la persona giusta, rivolgetevi a qualcun altro. E quindi veramente Di Battista è stato violentissimo, perché ha obbligato Speranza alla fine ad andarsene nel suo ufficio per poter mentire in totale libertà. Quindi è giusto che la Boldrini faccia questa indagine e che faccia questa audizione a Di Battista, perché è stato veramente violentissimo nei confronti del povero Speranza, mischineddo, come dicono dalle mie parti. Va bene. Cosa dire? In questo momento non riesco a leggere i vostri messaggi in chat perché ho il sole proprio in faccia, quindi sono completamente flashato. Vorrei parlarvi però di una cosa interessante, diciamo. Dando una sbirciatina alla televisione, no? Oggi
Ho notato una cosa, che quando non ci sono, diciamo, fatti del giorno particolarmente eclatanti e quindi i professionisti della disinformazione non hanno elementi particolari per dare addosso al Movimento 5 Stelle, che già comunque questa è una cosa positiva per la prossima campagna elettorale, perché ormai la gente ha capito e quindi mentire in modo così spudorato, secondo me, porta voti al Movimento 5 Stelle anziché toglierli, ma quando invece sono lasciati liberi di parlare dei temi che secondo loro sono importanti, è ancora meglio, perché la gente veramente si rende conto dello spessore di questi politici. È veramente una cosa assurda. Praticamente basta lasciarli parlare da soli, e questa è la migliore campagna elettorale che ci possa essere sulla faccia della terra. Perché quando tu accendi il televisore e li senti che sono in 5 o 6 che parlano sempre del futuro dell'assetto politico, del governo, allora che fa? Adesso c'è un avvicendamento, Renzi va a prendere il posto di Letta? Ma allora cos'è? Sciolgono le Camere? No, ma Napolitano non vuole perché lui è un tifoso di questo governo Letta. E allora come facciamo? Facciamo un rimpasto con qualche ministro renziano? No, ma questo non conviene a Renzi. Cioè, questi, senza rendersene conto, stanno delle ore a parlare di queste stupidaggini, cioè dell'assetto del governo, sempre le poltrone, come dividersi le poltrone, come fregare il popolo italiano, sbattendosene altamente di quali sono veramente gli argomenti interessanti per il popolo italiano. E io dico, voglio dire, la gente questo lo capisce, no? Ora lasciamo stare il discorso del Movimento 5 Stelle, le bugie che raccontano sul movimento, lasciamo stare. Ma dico, ma un cittadino normale, anche un elettore del PD, per esempio, no? Oppure un elettore di Forza Italia o di Scelta Civica o di SEL, o del nuovo centrodestra, ammesso che ce ne siano elettori del nuovo centrodestra. Comunque, insomma, un elettore, un cittadino italiano che ascolta una trasmissione del genere, no? Uno che magari ha difficoltà ad arrivare a fine mese, uno che magari ha delle spese, delle tasse da pagare e non ha i soldi per farlo, un imprenditore che non riesce a pagare gli stipendi ai suoi dipendenti e così via. Potrei continuare con l'elenco all'infinito. Ma tutta questa gente, vedendo una trasmissione del genere, in cui vede gente che non parla assolutamente di qualcuno di questi problemi, anche perché questi problemi li hanno creati loro, quindi come fanno a parlarne? Se ne parlano, veramente, far parlare a questi delle soluzioni a questi problemi sarebbe come far operare per estrarre il proiettile di una persona ferita colui che gli ha sparato. Voi mettereste in un letto operatorio un vostro parente per estrarre un proiettile se il chirurgo fosse quello che gli ha sparato? Ecco, è la stessa cosa sarebbe far parlare questi criminali delle soluzioni ai problemi del paese, visto che i problemi del paese li hanno creati proprio loro. E quindi è veramente carino proprio sentirli parlare dell'unica cosa che a loro interessa, cioè il governo, come lo rimpastiamo. Ah, ma se andiamo al voto subito vince il Movimento 5 Stelle, allora è meglio ritardare di 3 mesi, ma se ritardiamo di 3 mesi Letta, scusate, Renzi rischia di indebolirsi perché il ferro va battuto mentre è caldo. Sì, ma se andiamo al voto subito non possiamo andare, se andiamo fra 6 mesi Renzi si indebolisce, allora la cosa migliore è fare un rimpasto in modo che... E passano le ore a parlare di queste stronzate. Ma io dico, ma è possibile che tutti gli italiani normali, no? Quelli magari con gli occhi un po' chiusi, eccetera, però assistendo a una trasmissione del genere non vada loro il sangue proprio a 3.000 e non gli venga il desiderio di spaccare quel televisore? Possibile? Io è una domanda che faccio a me stesso, veramente. Per me non è ammissibile, io proprio non riesco a capire come e ancora la gente possa sopportare, proprio all'evidenza dei fatti, questo approccio, questo atteggiamento. Vabbè, questa è la mia opinione sul quadro politico di oggi, perché veramente proprio io non credevo alle mie orecchie, ascoltando le stupidaggini che sentivo oggi. Vorrei dire però molto velocemente altre due cose. Allora, la prima è questa: qualcosa si sta muovendo però in Italia, anche nel campo di qualche tribunale. Perché c'è la Procura di Padova che
che ha accolto alcune delle denunce per istigazione al suicidio, che sono credo 30.000, cioè ci sono un mare, una marea di denunce. Anzi, se qualcuno di voi non ha ancora fatto questa denuncia, valutate seriamente l'opportunità di farlo. Allora, anch'io non l'ho fatta questa qui per istigazione al suicidio, ma io ne ho fatto un'altra un anno fa, ad aprile del 2013, per reati molto più gravi, e sono in attesa di avere le motivazioni dell'archiviazione della mia denuncia, perché poi vorrò scrivere al magistrato che l'ha archiviata per chiedere conto e ragione, e quindi probabilmente poi andrò a parlare con questo magistrato, chiederò magari un'udienza privata per dire: allora che fine hai fatto, perché la mia denuncia l'hai archiviata e non mi hai informato, commettendo un illecito fra l'altro ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale. Ecco, quindi veramente ragazzi vi dico in alto i cuori, perché c'è qualche procura, purtroppo sono una minoranza, ma c'è qualche procura che sta veramente cercando di fare qualcosa, di smuovere un po' le acque. Oltre a quella di Padova c'è la procura di Trani con il giudice Ruggero molto attivo, che è quello che già ha fatto tutta l'indagine, no? Sulle case di informazione, sulle famose case di rating, no? Quelle che hanno determinato di fatto la crisi dello spread. Vi ricordate che nel 2011 mangiavamo pane e spread tutti i giorni? Bene, questa cosa è stata una cosa tutta finta, con conti truccati dalle banche, dalla Goldman Sachs, da Monti. Non da Monti personalmente, naturalmente, però siccome Monti fa parte della Goldman Sachs, sicuramente lui aveva le mani in pasta per creare questa crisi finta. Questo è il motivo per cui l'ho denunciato, fra l'altro, uno dei motivi. Bene, e quindi ecco, la procura di Trani sta andando avanti su questa cosa, quindi anche da lì potremmo avere, quindi mi raccomando, state sempre con l'orecchio pronto, giudice Ruggero della procura di Trani, perché sta facendo veramente un bel lavoro. E poi infine cosa dire? Beh, c'è questa notizia uscita stranamente solo sui giornali stranieri, non su quelli italiani. Vabbè, poi quelli italiani probabilmente l'hanno riportata, però la notizia è uscita per prima, non mi ricordo se sul Financial Times o su qualche altro giornale, comunque straniero, e cioè il fatto che la Corte dei Conti di Roma, mi sembra, comunque una delle Corti dei Conti italiane, sta facendo delle indagini e dice che le case appunto di rating hanno generato dei danni di centinaia di miliardi all'Italia, proprio con i giochetti che hanno fatto per far salire lo spread, far cadere il governo Berlusconi e far salire Monti. Per carità, non è che il governo Berlusconi stesse facendo grandi miracoli, cioè non è che il fatto della caduta del governo Berlusconi in sé sia una cosa negativa, assolutamente, tutt'altro. La cosa che però non è giusta è che è stato fatto cadere in modo, diciamo, fittizio, finto, per permettere poi a un governo ancora peggiore, anzi criminale, di prendere il suo posto e dare il colpo di grazia allo Stato italiano. Questa è la cosa drammatica e gravissima che è successa. E infine, in quest'ultimo minuto e mezzo che rimane, vorrei dirvi che io stasera sarò ospite alla Zanzara. Mi recherò fisicamente presso gli studi di Radio 24 a Milano. Se ho capito bene, il mio intervento sarà intorno alle 20, 20 o 20 e 15. Comunque vi terrò aggiornati, perché io andrò lì con il mio computer, con il mio routerino. Comincerò a fare la diretta streaming sicuramente in anticipo, prima del mio intervento. E comunque tramite Twitter e Facebook vi terrò informati minuto per minuto di quello che succede all'interno dello studio di Radio 24. So che qualcuno di voi mi criticherà per la scelta di aver accettato questo invito, ma diciamo che io ho un obiettivo molto importante, cioè quello di parlare del mio progetto. Quindi alla fine, dopo una lunga negoziazione, ho convinto Cruciani a permettermi di parlare magari per un paio di minuti del mio progetto. Questo è il mio obiettivo, quindi vado lì, ci divertiremo un po', sicuramente mi parleranno dei lemuri, della mia battutaccia che ho fatto 3 giorni fa, che piuttosto che la Boldrini stupererei un lemure, eccetera eccetera. Ci divertiremo un po', sarà una cosa giocosa, ma soprattutto parlerò del progetto Salvo 5.0, che se siete interessati trovate sul mio blog www.salvomandara.it. è tutto, buona giornata, a stasera, ciao.